però da qui. Eh? E canappia ben fino da qui. Guarda quel cane. Questa qui è la telecamera, eh? Sì, e dopo. Registro anche quello che dice. Oh bene. Tutto. Bene, allora andiamo benci. Sì. Mi scrivendem la ancora la passando la grappa. Ah sì? Sì. Andiamo là e dietro anche la briciola. E la mia signora, così passiamo una bella campagna insieme. Guarda che prendo la prete, eh? Sì. Guarda, vieni. Andiamo in campagna insieme, eh? Ma non si sa proprio. Andiamo insieme con la pritola. Dopo andiamo a Pavia. Un po' di tutto, sta pure a sentire. E allora c'è anche Sandra, è vero? Ci ricevono l'uomo. E non so, io devo aver fatto una gaffa appena entrata, è vero? E Sandro, ho detto: senti Sandro, voi ci dovete accettare come siamo. Noi siamo due galline nostrane. Io e la gallina, siamo due galline. E allora, come galline nostrane, non è poi neanche tanto facile trovarle. È vero, siamo come siamo. E così abbiamo avuto il ghiaccio. Una casa del sogno. Facile antiquariato, quadri, tappeti. E poi arriviamo nella sala dove solo si mangia. Tutto argento, massiccio, argento. Le coppe di champagne d'argento, il vino bianco.
quest'uomo che ti serve con i guanti bianchi, con i guanti, hai capito che ti è sempre dietro, che mette di lato, ma a me non mi mette di lato nessuno perché mi ero già detto guardate che noi siamo le galline nostrane. Allora, tutto benissimo. Dopodiché, ci parlo tanto dentro almeno, che lui mi dice che ha 6 sorelle. Aveva un fratello, è morto il fratello, insomma mi racconto un po' della sua famiglia e dice Sandro, fa vedere alla zia quell'opuscolo che hai fatto sulla tua famiglia. Allora tutto un piano, è vero, dove ha salone, sala da pranzo, camera da letto, insomma, abitato. Andiamo di sotto e di sotto altrettanto e dove ricevi i clienti. A un bel momento c'è anche il lettino, sì. Quindi cos'è il lettino? Ecco, bellissimo, le librerie, un grande appartamento. E allora lei trova fuori questo opuscolo, la famiglia Bellocchi, si chiama Bellocchi. E io me lo porto a casa, il giorno dopo io l'ho letto tutto un fiato. È l'uomo che idealizza tutto. Ecco, mia sorella, la sorella Maria, quella dagli occhi sognanti, mia sorella Elisa, faccio conto, è vero? Dalla chioma, no, hai capito? Sempre la poesia. No. Bellissimo, beh, ma insomma, parla così di mia. Cioè. E dopo. E tutta la sua vita la vede così. È la vita. Bravissima. Una grande famiglia, senz'altro. Ecco, sì. Aveva la materia. Sì, sì. Però, sì, da trattare aveva la materia. Cioè, altrimenti la filosofia. Ecco, ecco. Ma però, capirai se non c'è la pecora nera, capirai se non ci sono. Tutto perfetto, tutto perfetto. È un piacere stare con quelle persone, ecco, guarda. Guarda. Io ho capito subito la finezza bellino, che aveva. È un gran signore. Bello. Ah, intanto quella volta là che sono arrivata già mi dà il baciamano, no, dico io. Insomma, è vero, no, il baciamani a me. Non me l'ha mai fatto nessuno. Abita a Milano? Sì. Quindi è anche bisnonna e ci manca poco e si trisavola. Ci manca poco, non è che stiamo di lavorare un anno o due, non lo so. Pare che adesso sia stato possibile anche capire il nostro argomento biologico di fare 100 anni o 70 anni, sapere sei cose molto grave, ecco, bravo, molto grave, come molto grave arrivare alla promozione. Magari se fosse grande, ma sei grande. Già pensa a quello, ma dai, va, ora no, non lo prendi, già.
prende sempre in digestivo, ma non la prende. Fate pure, Non sarà facile arrivare ancora, ma nel cuore tutti abbiamo, bravo, ma mentre i flamboli non ci sono tutti, non lo so, io mi auguro di vederli ancora insieme con noi, nel senso che gli anniversari non sono molti, 100, 101, diciamo che 101 avrebbe ancora, però io vorrei finire, a proposito di duro, vorrei finire ricordando la bontà di Giancarlo, la pazienza, la dedizione di Anna, perché bisogna ricordare queste cose, perché è forse bisogna provare. Poi, se non c'erano loro non avremmo forse avuto questa gioia dei 100 anni, del secolo. Grazie. Poi ha beccato 2 o 3 italiani e poi ha già chiesto componenti. Dicevano no, ma non si possono avere, bla bla. Ho detto no, guardate che dovete essere. Cose a livello da Nino, credo di fare quelle formate lì, le fa così. Comunque sarà perché c'è la moglie scherzata che l'ha reso più brutto che il suo nome. Ma voi non lo sapete, voi non lo perché stavo portandoti io fuori strada, a portare a casa. Io penso che dopo l'anno sono ritrovata. Sono venuta a Pisa per vedere la torre. Si divorzia anche lei, giusto? Una e c'hai tu. Dov'è Mario? Dov'è Mario? Ah, quando alzi la testa lo dove vedi, Mario? Altissimo. Dove è Mario? Mario, devi prendere su la zia. Ah, sì. La Gastone l'ha presa. No, non mi la lascio, Gastone. No. Viene con Mario. Te, allora. Sì, allora, qual è la tua macchina, la mia Mario? Il mio qual è la tua?